Notte Spot Live. Voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno a tutti, è il fine settimana di fuoco perché il Napoli sta lavorando a Di Maro ormai da ieri pomeriggio. Oggi giornata tipo, ci si allena mattina e pomeriggio a Radio Marte. Potete ascoltare, ma soprattutto vedere quello che succede nel ritiro del Napoli in Val di Sole. Ci colleghiamo immediatamente, lo potete vedere anche sul canale 655 del Digitale Terrestre, direttamente dal campo di Carciato. Gianluca Gifuni, eccolo qua, buongiorno Gianluca. Buongiorno Raffaele, buongiorno a te, buongiorno ad Andrea e ai nostri radioascoltatori. Sì, siamo in diretta dal campo di Carciato, dove 20 minuti fa è terminato il secondo allenamento del Napoli di Spalletti qui in Val di Sole. Vedete, alle mie spalle c'è la macchina che serve per limare il campo, quindi per tagliare l'erba dopo l'allenamento in vista della seduta di questo pomeriggio. Come dicevi, questa mattina Spalletti, dopo aver effettuato ieri una partitella nel finale dell'allenamento che è stato soprattutto di legato ad aspetti fisici, quindi atletici, con ostacoli e corsa, oggi invece c'è stato un intenso lavoro tattico, prima la difesa con l'uscita del terzino sinistro con la pressione degli avversari e poi la difesa a 4 con le prove del fuorigioco. Quindi la prima fase è stata questa, la seconda invece ha coinvolto i centrocampisti e gli attaccanti in una sorta di partita a mezzo campo 7 contro 7, l'uscita dalla difesa con la pressione, il pressing degli attaccanti e poi la manovra invece per andare a fare gol. La terza fase invece ha coinvolto soprattutto gli attaccanti, un dai e vai per liberare il centravanti che poi andava al tiro. Quindi intenso lavoro tattico per Spalletti questa mattina. Devo dire che insomma ha entusiasmato il lavoro del nuovo tecnico questa mattina, chi era presente qui a Carciato, che ha apprezzato molto il tipo di lavoro che ha fatto la squadra. Questa sera Spalletti effettuerà la prima conferenza stampa ufficiale qui in Val di Sole alle 21:15, un orario anomalo, insolito, nel teatro di Piazza Madonna della Pace. 21:15. Dopodomani, prima amichevole con i dilettanti della Bassa Naunia, De Laurenti sei in albergo. In questo momento non si è visto al campo. C'era invece ieri con i vertici dell'APT, dell'Associazione Promozione Azienda Promozione Turismo della Val di Sole, e assessori e sindaco di Maro Folgarida, mentre invece il direttore sportivo Giuntoli oggi era al campo ad assistere all'allenamento. Per il momento è tutto da Di Maro Folgarida per il ritiro del Napoli. Linea a te Raffaele, se non ci sono ulteriori curiosità. No, chiaramente si sentirete di nuovo Gianluca Gifuni a partire dalle ore 13, trasmetterà direttamente da Di Maro e quindi vi darà ulteriori aggiornamenti. Io intanto vi ricordo i numeri 0816363 per intervenire telefonicamente, 339-666-9990, perché parliamo anche di un mercato che non decolla a tutti i livelli, perché guardate che fino a questo momento noi siamo a metà luglio, ma di operazioni se ne contano sulle dita di una mano, dovunque. Non ci sono soldi, vi sapete anche perché non sono propensi ad investire subito? Perché i club, che quelli soprattutto che dovrebbero tirar fuori un po' di grano, non hanno ancora capito se la ripresa del campionato, dei campionati, ci sarà con il pubblico oppure no. Guardate che questa variante Delta sta congelando nuovamente tutto, il turismo, l'economia, adesso anche il calcio. Se non si riaprono gli stadi, il calcio non può decollare e gli investimenti non li fa nessuno. Quindi hai voglia a pensare, io vendo Koulibaly o Fabian Ruiz per circa 100-110 milioni di euro. È un proposito lodevole, ma non credo che ci sia qualcuno oggi pronto a venire a Napoli e a tirar fuori queste somme per due calciatori che sono bravi, ma non è che sono due di quelli che dice io investo subito, sennò qualcuno se li prende. No, aspettano tutti. Andiamo al telefono, c'è Vittorio. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Raffaele. Senti Raffaele, io volevo parlare in base al contratto di Insigne. Sì. Allora, io se sarei in Cina, la mia opinione, andrei dal presidente e direi: senti, io voglio restare a Napoli, vedi tu quello che mi vuoi dare, perché lui nei confronti dei napoletani c'ha un debito, perché nella storia, lui che è il capitano del Napoli, nella storia può buttare fuori la Juve dalla Coppa dei Campioni, non l'ha fatto, e gli darci una spiegazione, a dire: senti,
abbiamo sbagliato la partita, chiedo scusa ai tifosi napoletani. È tutto, grazie. Beh, certo che è veramente clamoroso sentire come tante persone a Napoli, diciamo, vogliono la vermutta tutta quanta da Insigne. Ma io mi chiedo, ma è mai possibile che ogni cosa che succede voi la volete da Insigne? Quindi non si va avanti in Champions, non si elimina la Juve, la colpa è di Insigne. Insigne deve andare dal presidente e gli deve dire dammi quello che vuoi perché io ho un debito. Ragazzi, ma io mi chiedo, ma voi siete seri? Ma al posto di Insigne voi fareste così, come dite? Cioè voi praticate benissimo, ma a razzolare poi è tutta un'altra vita, un altro mondo. Cioè Insigne deve andare al presidente, dice, presidente, io oggi guadagno 4.250.000, però per il rinnovo decidi tu cosa darmi. Io lo trovo folle, io non so quante persone potrebbero andare dal proprio datore di lavoro e decidi tu che cosa devo guadagnare io. Sentiamo anche un messaggio vocale e poi andiamo avanti. Buongiorno, mi chiedevo, siccome ho sentito Gifuni, ma non è un po' tempo perso questo ritiro nel momento in cui si vedono tanti giocatori che non saranno del Napoli oppure quelli titolari ancora assenti? Non lo so, mi fa strano sentire il nostro Napoli quando poi, cioè, ci sono 3-4 giocatori alla fine che saranno titolari in campo. Grazie. Non è così, dai, non è che sono 3-4 giocatori titolari, eppure gli altri che non sono titolari comunque giocano pure da titolari, quindi il ritiro si fa per preparare una squadra atleticamente. Poi anche sotto l'aspetto tattico Spalletti comincerà a dare delle istruzioni, ma guarda che tutte le società lavorano così, non è che è strano il Napoli, è inutile il ritiro, sarebbero inutili tutti i ritiri, soprattutto quando si viene da una manifestazione come gli europei che impegna i calciatori fino ad una certa data, quindi è normale avere in dei ritiri dove ci sono tanti nazionali o degli infortunati tanti altri calciatori che tu devi anche verificare, perché quando arriva il nuovo allenatore deve sapere Malcui come va, Unas come va, Palmiero come va, Tutino come va, se li porta in ritiro e vede se qualche volta succede pure che se li tengono i calciatori, quindi il ritiro serve soprattutto a questo. Però su Insigne, sul mercato che non decolla, ne parleremo tra poco con un graditissimo ospite. Per il momento pubblicità. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Vi ricordo 0816363 339-666-9990, messaggi scritti e vocali per parlare sì del ritiro del Napoli, ma è appena cominciato, magari qualche informazione in più la potremmo avere sia dopo la prima conferenza stampa di Spalletti in quel di Di Maro oppure soprattutto dopo la prima amichevole. Buongiorno Raff, la gente non vuole tutto da Insigne ma semplicemente una dichiarazione rassicurante da capitano, cosa che neanche dopo l'ammutinamento ha fatto. Essere un campione credo comprenda anche questo. Antonio D'Aversa, voi non avete capito una cosa, nel Napoli c'è il silenzio stampa non lo decide Lorenzo Insigne, lo decide il presidente. Non è che Insigne può parlare di quello che cavolo vuole lui quando c'è il silenzio stampa. Però dico, voi questo non lo calcolate, date sempre addosso a Lorenzo Insigne. Benissimo. Direi di parlare di mercato con un grandissimo operatore, è stato anche direttore sportivo del Napoli, oggi è presidente dell'AIOC, Associazione Italiana Osservatori Calcistici. Do il benvenuto a Carlo Iacomuzzi. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli spettatori e gli ascoltatori. Grazie ovviamente di essere con noi oggi. Carlo, tu sei un osservatore, ma osservi e non c'è niente da vedere, perché in questo mercato non si muove una foglia, ma in tutta Europa, o mi sbaglio?
No, 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 in tutta Europa, guardate che l'Inghilterra, ormai l'Inghilterra è alle porte già del campionato, perché già partono per i vari tornei in America, in Arabia e tutte le parti, quindi le squadre più o meno sono già quasi, dovrebbero essere già quasi a posto, e gli unici movimenti sono stati Sancho prima dell'europeo e Giroud in questo momento, poi sì qualche movimento dei West Ham, Burnley, Brighton di piccole sì. squadre, ma di grossi movimenti. Diciamo, laddove c'è da sborsare qualcosa di importante, non, cioè siamo al 15 luglio, si contano sulle dita di una mano le operazioni di un certo livello. Sicuro, forse l'europeo ha ritardato un momento tutto, perché ha un po' spalsato un po' i tempi, adesso i giocatori sono in giro, però sai, adesso ormai quasi tutto lo fanno le società con i procuratori, quindi i giocatori sì, sono parte integrante, però non è che la loro presenza sia necessaria in questo momento, però c'è il fermo a tutte le parti, anche in Germania, che di solito ci sono movimenti soprattutto bassi a livello di squadre di media importanza, guardate, non c'è niente. In Spagna vogliono solo vendere perché sono tutte in crisi. Danno i contratti come a Ramos, adesso vogliono dar via gratis Griezmann, basta che si accolli qualcuno i contratti perché non se lo riescono a pagare, e quindi siamo in una situazione di difficoltà, sì, di un pass, proprio uno stallo totale anche in Inghilterra, dove tu hai operato tanto per tanti anni, sei un osservatore molto attento, hai lavorato per il Chelsea e per l'Everton, si parla ma non c'è una sterlina che giri, Carlo, perché anche quando leggo di Koulibaly c'è, cioè, l'interesse dell'Everton. Sì, adesso a maggior ragione che è arrivato Benitez, ci sarà ancora maggiore interesse, perché sia il vecchio Ancelotti che Benitez l'hanno avuto, lo conoscono, quindi l'interesse c'è sempre. Sui giornali di Liverpool tutti i giorni c'è scritto Koulibaly la testa, che vuol dire Koulibaly in attesa, cioè si spera, però qui non si muove niente. Se pensate che l'Everton, che è una grossa società, ha preso l'allenatore il giorno che incominciavano gli allenamenti, cioè, quindi immaginate il giro che di difficoltà che c'è nel costruire le squadre, nel mettere su, perché probabilmente anche lì cominciano a pensare ai soldi, agli esborsi, ai soldi che bisogna tirare fuori, ai debiti che crescono, e quindi sono tutti attenti. Poi ci sono giocatori che adesso onestamente vanno a cifre, ma non solo di acquisto, di ingaggio, che sono stratosferiche ed è difficile mantenerli. Ecco, difficile. Carlo, veniamo al Napoli, c'è Spalletti in panchina, è un grande allenatore, personaggio. Anche un grande allenatore, immagino, sì, tu pensi. Sì. Che cosa può dare a questa squadra che soltanto per mezz'ora non è arrivata in Champions nel campionato appena finito? Ma sai, ha molto carattere, lui è molto estroverso, cioè lui è molto impulsivo, si manifesta, serve alla squadra, serve ai tifosi ad incoraggiare, sempre attaccato, sempre a cercare di spronare al massimo la squadra, oltre alla bravura anche nell'insegnamento tattico della squadra. È poi un allenatore che la partita dalla panchina la vede molto bene e anche velocemente, quindi assumendo tutte queste caratteristiche penso che può dare una caratteristica di notevole al Napoli. Penso che sia un allenatore giusto per la platea. Donnarumma, miglior portiere al mondo forse di tutti i tempi, perso a zero dal Milan, ma che calciomercato stiamo vivendo adesso? Io questo è improponibile. È improponibile, perché io soltanto una cosa voglio fare soltanto in considerazione: per me Ibrahimovic è stato e sarà, non so se ce la farà, un grandissimo giocatore, però se dai 7 milioni di ingaggio a Ibrahimovic non puoi allungare la mano per accontentare Donnarumma, che di milioni è andato a prenderne 12 all'anno, però Carlo, non pochi sì, ma 22 anni contro 35, 36 quanti sono?
Quindi tu non pensi che abbia voluto proprio lui andare via e quindi mettersi, non mettersi nelle condizioni che gli rinnovassero il contratto? No. Secondo me è stata una cosa che doveva essere impostata diversamente, nei tempi diversi, e poi arrivare pian piano alla conclusione e a portare a un contratto bilaterale voluto da tutte e due, che accontentava tutte e due, più il procuratore. Sicuramente da Donnarumma andare a fare, ok, guadagnare di più, benissimo, guadagnare di più, però essere sempre una bandiera del Milan, dove nella bacheca ci sono sempre 6 Champions League, non è male. Io non è che voglio pensare male, Carlo, ma secondo te no? Uno come Raiola o qualsiasi altro agente non pensa che sia più conveniente portare il calciatore da un'altra parte, così lui ci guadagna di più? Ma no, lui pensi di no? Parliamo di Raiola, non guadagna di più o di meno, guadagna. Quindi guadagnare uno in più o uno in meno lui non lo sposta in questo momento. Se pensi, se va a chiedere di Allan 10-20 milioni per me, 10-20 milioni per il papà di commissione, figurati che rapporto c'è con Donnarumma a prendere 10 milioni dal PSG e prenderne 8 per dire dal Milan. Non gli cambiava la vita, assolutamente. E che lui valuta sempre di fare il bene del calciatore. In questo momento lui non vedeva nel Milan il futuro per il giocatore, boom, si è buttato dove ci può essere il futuro, che è il PSG, che è squadra che non ha mai vinto niente e che magari vorrà vincere, e quindi può portarlo anche su palcoscenici anche più alti, magari a prendere una coppa alla fine dell'anno diversa. A Napoli si sospetta, qualcuno lo teme addirittura, che con Insigne possa finire come è andata con Donnarumma al Milan. Ritieni che sia giusto, o comunque una società può chiedere al suo capitano di 30 anni, campione d'Europa, reduce dalla sua stagione migliore, di diminuirsi l'ingaggio nella prospettiva di allungarlo? No. Secondo me non puoi chiedere a un calciatore questo. Magari puoi trovare una soluzione condivisa. Io non so se gli è stato chiesto questo. Però dico, lasciamo stare che è il simbolo del Napoli, lasciamolo stare. Sì. Ma il giocatore cosa rende? Mi dà in campo sempre tutto il massimo? Negli europei mi ha dato il massimo, in campionato mi ha dato il massimo, è un ragazzo serio, perché non sento parlare mai male di lui, che è uno che va a dire di notte, che va su e sopra niente, ma è un ragazzo serio, serissimo, è uno sempre con i compagni di squadra, sempre attento a quello che succede, sempre vicino a tutti quanti, e devi accontentarlo, siediti, stai lì 2 giorni, 3 giorni, fino a che trovi la quadra. Perché la quadra si può trovare in mille maniere, in mille modi, ma si deve trovare. Però io dico, siamo sempre lì, bisogna sempre trovarle nei tempi giusti. Adesso giustamente il ragazzo è il procuratore che deve fargli i suoi interessi, è campione d'Europa. Non solo, e lo fanno uno dei calciatori simbolo, è stato in corsa per essere eletto come miglior gol di tutto il campionato europeo, quindi diciamo che parliamo di un calciatore che determina all'interno della nazionale. Io credo che il Napoli forse qualche passo verso Insigne dovrebbe farlo, lo deve fare anche in fretta. Secondo me lo farà. Anche io ne sono convinto. Adesso lasciamo sbollire un attimo tutte queste vacanze, tutte queste glorie e tutta questa roba qui, ma sicuramente lo farà. Carlo, ti ringrazio sempre e complimenti per l'IOC. Ci sentiremo più avanti anche per le vostre cose come osservatori di calcio, va bene? Ok, buon lavoro, è sempre un piacere parlare di calcio con voi. Grazie. Altrettanto. Grazie a voi. Saluto Carlo Iacomuzzi, uno degli operatori di mercato più importanti del panorama calcistico europeo, nonché anche ex direttore sportivo della squadra azzurra. È arrivato il momento del primo pit stop e noi sapete che facciamo? Lo facciamo, vai! Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Ai notte magiche, stelle e luna, mamma mia che caldo che fa, in mezzo al mare c'è una sirena che ballo cia cia cia. Dai che ti porto poi sulla luna e balliamo quello che vuoi.
la cerchiamo su Radio Marte, la musica per noi. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta 081-6363-6363, 339-666-9990 per i vostri messaggi scritti e vocali. Sentiamo, c'è un amico al telefono, mi sbaglio? No, non c'è nessuno, allora sentiamo un messaggio vocale. Ti devo dare un numero di telefono, Tony, perché dobbiamo cambiare interlocutore adesso, eh. Sentiamo questo messaggio. Buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea. Raffaele, per me la soluzione Insigne potrebbe essere un contratto solo biennale, anche a 5 milioni, però biennale, in modo che cioè, se la società ha paura che Lorenzo fra 2 anni sarà diciamo meno forte rispetto a oggi, possono vedersi l'anno prossimo per il da farsi con più tranquillità, e così diciamo sono contenti tutte e due le parti. Sì, potrebbe essere anche questa un'ipotesi, una soluzione, una prospettiva. Poi leggiamo anche qualche messaggio. Allora, Insigne va via a parametro zero e fa bene, perché né ADL né i tifosi meritano un sacrificio economico da parte sua, scrive Renato. Ma perché dovrebbe fare questo sacrificio economico Insigne? Cioè, io veramente esco pazzo finché glielo chiede il presidente. Ma i tifosi perché devono chiedere a Insigne di risparmiarsi qualcosa? Diciamo che è una storia che tra professionisti non può funzionare in questo modo. Non so se abbiamo l'ospite al telefono, è ancora occupato. Vabbè, allora facciamo una cosa, sentiamo anche un altro messaggio vocale. Eccolo qui, vai. Non sento. Che ti dico? E vedi a tutti questi qua che stanno a criticare Insigne, Napoli, presidente. Io le sapresi se pigliassero a faticare Juve a tutta sta gente. Le sapresi se pigliassero a faticare, se facessero pure i tatuaggi alla Juve. Tutti chi sono una manata di bagnottista. Ma a parte questo, io credo che non solo, dai, qualsiasi club, se ti offre dei soldi, tu ovviamente non dici di no. Possiamo però parlare ancora con qualche amico. C'è Enzo al telefono, vai. Enzo. Ciao Carlo, forza Napoli. Forza Napoli anche da parte mia, Enzo. Carlo, io sono uno dei, penso, dei primi, ma penso che sarò il secondo dopo di te. Hai sbagliato il numero, secondo me. Qui non c'è nessun Carlo. Tony, tu ti chiami Carlo per caso? No, mi dispiace. Sbagliato numero. Andiamo avanti con un altro messaggio vocale, intanto che recuperiamo l'ospite, perché ci stava aspettando. Che dici, lo apriamo? Apriamone uno a volo, così, dai, eccolo qua. È arrivato fresco, vai. Antonio da Porto, signora Vimma, questi sono i tifosi che meritano questa trasmissione e che meritano il Napoli. Quindi Insigne se ne deve andare. Ma per me Insigne, se se ne va, fa bene a questo punto, se questi sono i tifosi, perché c'è un'invidia, non si sa perché. È napoletano, non deve guadagnare 3 milioni e mezzo, ne deve guadagnare di meno, perché lui non va a lavorare come vanno a lavorare i napoletani che spaccano le pietre e si invece si prende il reddito di cittadinanza. Quell'altro ancora che dice che la vaccinazione non deve essere, ma invece per me lo stadio deve essere solo per i vaccinati. Ben. Sono d'accordo al 150% con te, anche sulla questione dell'invidia e della gelosia. Abbiamo un altro amico al telefono, Luca, eccolo qua. Luca, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Buongiorno a te. Vabbè, io non voglio affrontare questi discorsi perché concordo con l'amico di prima, figurati, e con te. Sì. Mi premeva invece avere l'idea tua su un ipotetico acquisto sulla fascia sinistra, e per quanto riguarda l'attacco del Napoli, se Petagna è il papabile panchinaro, fermo restando, lasciando tutto come sta a Napoli, oppure è pedina di scambio e ci siano altri nomi che possano satellitare sull'attacco del Napoli come panchina. Grazie. Guarda, io so che a Spalletti piace molto Unas, perché è un calciatore che secondo me è veramente molto forte, soltanto che fino a questo momento è stato discontinuo. Se Spalletti riuscirà a creargli, è anche arrivato il momento, perché se no non si cresce mai nella vita. Se Spalletti riuscirà a creargli un percorso di continuità, secondo me Unas è un'ottima alternativa agli altri esterni. Per quanto riguarda il laterale sinistro basso, è lì è chiaro che il Napoli, non sapendo
come svilupperà la questione Ghoulam, ha bisogno di un calciatore anche importante. Il migliore, secondo me, che il Napoli possa prendere è Mandavà de Lille, perché è veramente forte. Un calciatore che sa spingere, che sa anche difendere e ha una scorza caratteriale non da poco. Quindi io Mandavà un sacrificio lo farei. Non lo farei per il ragazzo del Getafe, perché secondo me 15 milioni sono un po' troppi. Mentre se proprio vuoi prendere una scelta alternativa valida, io Lico Giannis del Cagliari, onestamente, ci penserei. C'è Manuel al telefono. Buongiorno Manuel. Ciao Raffaele, buongiorno, buongiorno Andrea. Raffaele, niente, volevo dire la mia sulla questione Insigne, no? Perché qua ormai lo sai che a Napoli è di moda andare contro il De Laurentiis. Quindi ora dimenticano tutti quanti i tifosi che prima chiamavano i giocatori mercenari, adesso siccome c'è Insigne che è contro De Laurentiis, ora i giocatori non sono più mercenari. Detto questo, io adotterei una soluzione. A me mi sta bene che il ragazzo, ovviamente, per quello che ha dimostrato quest'anno, abbia il rinnovo, ok? Mi sta bene. Sì. Però poi come funziona? Io parlo per tutti i calciatori, mi parlo Insigne perché è un talento e io voglio che resti e finisce la carriera a Napoli. Però che succede se poi capita come l'anno scorso che c'è un ammutinamento e non si raggiungono degli obiettivi che la società per cui ti paga tu te lo riduci l'ingaggio? E così a me mi sta bene, io ti do 6, però l'anno prossimo se non rendi scendi a 4,5, questo vale per tutti i giocatori. Lo so, è un'utopia, Raffaele, non è stato mai fatto nel calcio, però dobbiamo iniziare un po' a fare le cose così, perché poi a pretendere sempre poi alla fine si rischia veramente che dobbiamo giocare con me e te in mezzo al campo. Solo questo, cioè li merita Insigne, attenzione, capito quel discorso che ti dico, li merita per quello che ha fatto l'anno scorso. Però perché succede se un giocatore X non va bene, la società allora ha tutte le carte per dire guarda, voglio un rimborso, perché se ti pago perché mi devi portare in centro, se non mi portate mi faccio un danno. Certo. Non so, volevo sapere la vostra. No, preferisco non esprimermi sinceramente, io il mio pensiero lo conoscete bene, lo ripeto tante volte, perché per me Insigne è un calciatore con il quale devi avere un dialogo in fretta, perché devi capire se si può trovare il punto d'incontro, altrimenti se invece devi trovargli un'altra squadra. Non è che lo puoi fare a fine agosto, è da oggi che le discussioni devono andare avanti. Scrive un amico che non si firma: credo che alla fine troveranno un accordo con una via di mezzo. In questo momento ognuno di loro sta buttando l'acqua al proprio mulino, come è giusto che sia. Infatti sì, per il momento siamo in una fase di stallo, di impasse per tutto il mercato, e abbiamo al telefono il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Buongiorno presidente, grazie. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Immagino che quest'anno puntiate ad un campionato un po' più sereno, no? Rispetto a... Abbiamo sofferto tanto l'anno scorso, tantissimo, quindi speriamo di soffrire un po' meno e di andare in continuità con le ultime 8 gare che ci hanno permesso di salvarci. Avete sofferto tanto pur avendo una squadra molto competitiva, perché sinceramente il Cagliari che lottava per retrocedere l'anno scorso io non ce lo vedevo proprio, tant'è vero che il Cagliari è stata una delle squadre che ha sottratto al Napoli la Champions e senza volerlo, però quel pareggio conquistato, io devo dire, con grande determinazione fino all'ultimo istante, lì ho capito che quella squadra aveva una scorza caratteriale che gli avrebbe permesso di salvarsi. Non so, glielo dicono: ci avete tolto la Champions, presidente, i tifosi della Napoli. È stata una stagione particolare, un po' anomala per tutti, anche il campionato della Fiorentina, del Torino come il nostro, insomma è stato un campionato sofferto nonostante rose importanti. Quel pareggio a Napoli, vittoria in casa col Parma insperata, sono state le due partite che ci hanno fatto veramente capire che alla fine ce l'avremmo fatta, fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Il mercato è fermo, presidente, ma si sbloccherà secondo lei, oppure questa variante Delta pone un punto interrogativo forte sulla riapertura degli stadi, che mi pare essere una cosa fondamentale per i club di Serie A? Beh sì, sarà un mercato complicato, perché tutti i club nella scorsa stagione hanno subito perdite enormi e quindi dovremo stare molto attenti noi presidenti a non fare nuovamente il passo più lungo della gamba. Chiaramente questa variante preoccupa un po' tutti, anche se poi
crediamo che per quel che riguarda gli stadi, come abbiamo ampiamente ribadito, con il passaporto vaccinale speriamo che i nostri tifosi possano entrare, perché questo credo che aiuterebbe un po' tutto il movimento a recuperare quel grande entusiasmo che la vittoria dell'Europeo credo abbia già iniziato a contribuire a far ripartire poi il movimento, i settori giovanili. Dovremmo essere bravi anche a lavorare ancora di più con i nostri giovani per provare a portare sempre più ragazzi in prima squadra, perché credo che sia un po' l'unica via d'uscita che abbiamo per creare da questa grande crisi un'opportunità in realtà per un grande rilancio del calcio italiano. Avete confermato Leonardo Semplici in panchina, che era stato preso in corsa durante la stagione, credo non solo per gratitudine, ma perché comunque ha dimostrato di aver impresso sulla squadra un marchio bello, anche esaltando alcune individualità. Assolutamente, no. un grande allenatore, lo dimostra la sua carriera, dove ha sempre vinto in tutte le categorie, oltre alle due bellissime salvezze che ha fatto con la SPAL. Siamo molto felici di poter lavorare con lui e credo che abbia contribuito tantissimo a quello spirito e a quel grande senso d'appartenenza che la squadra ha messo in campo nelle ultime gare, ed era giusto ripartire con lui e capire, partendo assieme in una nuova stagione, anche come ha detto anche lui ieri in conferenza stampa, fare anche un calcio un po' più aggressivo, sì, cercare di comandare un po' di più le partite, cosa che ovviamente non avremmo potuto fare in un momento di grande difficoltà come è stato l'ultimo finale di campionato. Sì, tra i nomi che hanno avuto anche una ricrescita con Semplici c'è Lico Giannis, per il quale, presidente, a Napoli ogni tanto spunta la voce che potrebbe essere un calciatore di interesse da parte del presidente De Laurentiis. Ce lo può confermare che interessa al Napoli? Ma ci sono pochi terzini sinistri in Italia con la sua fisicità e anche insomma, che segnano con continuità come lui, quindi credo sia normale in un ruolo così delicato dove ci sono pochi profili, tante squadre sono dimostrate interessate al ragazzo, poi in realtà non abbiamo mai ricevuto offerte concrete, insomma, vedremo da qui a fine mercato quello che succederà. Però, diciamo, se l'aspetta che arrivi qualcuno, perché io vedo, a parte la fisicità, qualità, e poi sa segnare anche molto bene, quindi è un calciatore che può fare anche un salto di qualità, non che il Cagliari... Penso anch'io, anche perché ha ancora un'età, comunque sì, è un 93, 27, è un ragazzo nel pieno della sua carriera e penso che possa fare un ulteriore salto di qualità, ma mi auguro anche magari che invece rifaccia un grande campionato da noi l'anno prossimo, quindi vediamo un po' che succede. Però credo che comunque il presidente De Laurentiis qualche volta nelle riunioni vostre vi avrà fatto una domandina, chi è questo Lico Giannis, Tommaso? Che... Tommaso. Bene, vi ringrazio. Grazie a lei. Io ho un cruccio grande, presidente. Io ho un grande cruccio. Questa storia tra i tifosi del Cagliari e del Napoli, ma quando la vogliamo chiudere? Perché io trovo che sia veramente assurdo che due realtà così simili debbano essere in contrasto da tanto tempo per una banalità, aggiungo, quindi c'è una grande rivalità e quello che era successo, diciamo che poi non era così tanto una banalità, però condivido che sono passati ormai decenni, lì fu un errore che i tifosi del Napoli si schierarono con la squadra allenata da quello che poi sarebbe diventato l'allenatore del Napoli, si giocò a Napoli, ma io trovo che veramente sia arrivato il momento di metterci una pietra sopra, perché la rivalità è un conto, ma arrivare a livelli proprio di scontro, secondo me, è sbagliato. Poi mi starò sbagliando io. Chiedo scusa. Fu un grande errore, come giustamente fu un grande detto, errore. Ma nella vita bisogna saper perdonare. Esattamente. Speriamo. Speriamo che si possa arrivare a questo. Presidente, grazie davvero. Le auguro buona giornata. Un abbraccio. E complimenti anche a lei. Complimenti per tutto il lavoro che Giulini sta facendo nel Cagliari. Tra l'altro hanno preso già Strootman, quindi a conferma di come vogliono portare avanti una stagione nettamente diversa da quella appena finita da poco. Dobbiamo fermarci, abbiamo sforato un po', però con il presidente Giulini era giusto farlo. Grazie e ci fermiamo soltanto per pochi istanti. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.
Eccoci qua, siamo nella parte finale della nostra trasmissione. Do il benvenuto a uno dei più bravi opinionisti in TV, Marco Bucciantini. Ciao Marco. Ciao, buongiorno Raffaele, ciao a tutti. Sei in vacanza? Sì, dai, diciamo di sì, cioè questo è il solito tram, cioè sono lì e poi se mi chiamano vado, ecco, questa è la mia vita. Non male, se mi chiamano scrivono, se mi chiamano rispondo, questa è quella la racconto. Intanto osservi, valuti e dopo gli europei diciamo che c'è stata un'ondata di entusiasmo per il calcio, sì, che prima non c'era, no? Parliamoci chiaramente. La gente si era un po' disaffezionata a questo pallone pieno di incertezze, di mezzi scandali, di cose, di VAR detti e non detti, e anche il Covid che ha fatto il resto. Ora però, con questa variante Delta, Marco, io credo che le società si siano raffreddate un'altra volta nel fare gli investimenti, perché se non riaprono gli stadi il calcio non dico che muore, ma certamente non sopravviverà a lungo. No, il calcio bisogna riaprire gli stadi, bisogna accelerare su tutti i documenti che ci permettono di poter affollare i luoghi, almeno i luoghi pubblici e i luoghi all'aperto, quindi anche spingere da quella parte là, Green Pass, Green Card, chiamatela come volete, semplicemente basta, insomma, basterebbe avere la sicurezza di una vaccinazione che non ferma il contagio, ma ferma gli aspetti peggiori, ferma le svuota almeno le terapie, sì, intensive e il campo santo. Comunque bisogna tornare, certo, è un calcio dove solo il Paris Saint Germain sta muovendo i soldi, sì. Poi io credo che dall'Inghilterra qualche grande offerta arriverà, però sai cosa c'è da fare? Sì. Mi dispiace per i presenti perché ci mettono i soldi e rischiano di buttare via tanti soldi, e non è bello quando se fai buttare via soldi ai presidenti, se fai finire quello e non mandi avanti il calcio, cioè ci vorrebbe anche rispetto perché ci investe soldi, però se tutte restano uguali giocheranno tutte meglio, perché un'altra cosa che ci insegna questo europeo è che le squadre allenate, le migliori, le squadre possono restare fuori dai mondiali e 3 anni dopo vincere un europeo se le alleni con un'idea. Giusto, e a questo proposito credo che il rientro in Italia di 4 allenatori bravissimi secondo me, come Allegri, Sarri, Spalletti e Mourinho, possa dare un'ulteriore spinta verso l'alto al movimento calcistico italiano. Sì, no. A parte a PIL, cioè, a Roma sono state fatte 2 operazioni molto diverse, ma di un fascino incredibile, no? Quella della Lazio è voler cambiare pelle, quella della Roma è voler aggiungere mentalità in un posto dove c'è un sacco di talento, ma la mentalità potrebbe veramente fare molta, molta differenza, diventare veramente il valore aggiunto di quell'avventura. A Napoli, come non mi stanco di ripetere, una grande piazza con una grande squadra che da anni, nemmeno quando si impegna, riesce a allontanarsi dal vertice, perché è una squadra tecnicamente molto forte, che ha dei valori veri, ci va un grande allenatore. L'anno scorso è una stagione in cui non sempre è stato fatto tutto bene o tutto insieme, comunque ha fatto 77 punti il Napoli, c'è nemmeno lontano tornare sopra gli 80 punti. Sopra gli 80 punti in un campionato può succedere di tutto. Poi sai, tu pensa bello, è un mercato dove rischi di avere grosso modo le stesse squadre e qualcuno ha dovuto anche vendere, come magari l'Inter, però hai tutti allenatori diversi, quindi tu vedrai delle squadre diverse, cioè la diversità la dà più un cambio di guida, no? Di visione, di gioco, che un cambio di 3 o 4 giocatori se sì. Poi fa lo stesso tipo di schema, quindi sì. Secondo me si va verso una serie molto molto affascinante e equilibrata, almeno che poi la Juve non piazzi qualche allungo in questo mese di mercato. Però bisogna sopportare ogni tanto l'addio di qualche pezzo pregiato, vedi Donnarumma, che ritengo essere forse il miglior portiere di tutti i tempi nella storia del calcio, perché è destinato a diventarlo. Se a 22 anni sei così, immagino cosa sarai a 30, quando diciamo un portiere si è formato bene a 30 anni, no? Allora, la penso come te. Io credo che lui sia adesso il più bravo del mondo. Vista l'età, può darsi che fra qualche anno tu possa dare quel giudizio. Soprattutto sembra un'evoluzione definitiva di quel ruolo, cioè, sembra che, giusto, che siamo, ormai siamo lì, cioè, cosa manca, come si può far meglio, cosa si può fare per migliorare quell'interpretazione di quel ruolo, cioè,
io penso che ormai, e poi come succede spesso in quel ruolo, ci sono tanti attaccanti che quando ce l'hanno davanti, quando devono tirare in porta, lo sanno che c'è Donnarumma, ci mettono un po' di preoccupazione in più, e quella preoccupazione in più aiuta ancora di più il portiere, quindi sono d'accordo con te, non è un bel prodotto della vostra zona, avete fatti i calciatori, soprattutto a Castellammare, diciamo, di portieri bravi ce ne sono usciti, ma nel Golfo quanti titolari avevate del Golfo in questa nazionale? Guarda, Immobile, Insigne, Donnarumma. Donnarumma, insomma, sì. Forse siete la zona d'Italia che ha dato di più alla. Ma ricordiamolo ogni tanto, no? Cioè, il Golfo lì è la zona d'Italia che ha dato di più. Guarda, se alla fine Mancini avesse convocato Politano e non Bernardeschi, la squadra che dava più calciatori all'Italia, che ha vinto gli europei, era il Napoli, perché. Sì. Ma tra l'altro l'Italia. Tu hai cominciato dicendo una cosa giusta, molto politica. Cioè, questa è una squadra che ha riavvicinato un popolo a una nazionale, al suo sport nazionale, l'ha pacificato, sì. E gli ha dato anche felicità, perché questa è una squadra che trasmetteva felicità. Questa non è la stessa cosa. Io vedo i ragazzini con le magliette dell'Italia, sì, addosso. Io prima, sì, ma ci sono state anche altre squadre vincenti italiane in questi anni che ci siamo al mondo, che comunque ti hanno entusiasmato, ma un po' finiva lì. Questa invece ha diffuso felicità condivisa in un paese che tende un po' alla polemica, alla divisione, che coltiva la divisione, quindi è stata secondo me anche un'avventura politicamente importante che bisognerebbe conservare. Ma fra questi motivi, secondo me, c'è anche il fatto che è davvero la nazionale di tutti. Cioè, non ha vinto una squadra di club, non ha dato di più una squadra di club, l'allenatore stesso si è smarcato benissimo dal suo passato e si è reinventato allenatore per la nazionale. Mancini era molto diverso dell'Inter e del City, quindi è davvero stata di tutti. C'erano giocatori del Sassuolo, c'erano giocatori che giocavano all'estero. Secondo me c'era molto, molto Napoli, nel senso che ho sempre detto che l'idea originaria in quel momento era di partire con Jorginho, e quindi Jorginho era diventato quel tipo di giocatore di sistema a Napoli. Poi ci metti accanto Verratti e fai la tua piccola grande identità. Secondo me il feto di questa squadra è Verratti e Verratti Jorginho, però poi tutto il resto intorno c'è cresciuto spontaneamente. Certo. Bravissimi, sono stati bravi, ci hanno dato felicità. Ti sembra poco? No, uno dei calciatori simbolo è Lorenzo Insigne. Io trovo aberrante che oggi come oggi noi dobbiamo ragionare, un calciatore va via perché non si trova l'accordo economico in una squadra dove lui è il simbolo di questa squadra. No, lui è il calciatore simbolo, è il capitano, incarna la napoletanità. Secondo me De Laurentiis e il suo agente dovrebbero incontrarsi anche presto per risolvere questa querela, perché non possiamo ridurre tutto al denaro, altrimenti questo sport non avrà più senso di essere né giocato né visto, Marco. Ma guarda, io sono talmente pronto alla battaglia qua, a parte io penso De Laurentiis, questo se non le sbaglia, cioè un conto è quando fu con l'altro capitano, però stava andando nell'altro mondo a giocare, pensavi che avesse dato il meglio. Qui si sta parlando di un giocatore che quest'anno ha messo insieme i numeri maggiori della sua carriera, sì. Cioè, Insigne quest'anno fra gol e assist è arrivato a 35, è l'esterno del calcio europeo che ha fatto più quantità di giocate decisive e fa un lavoro industriale. Cioè, io lo sai, lo sto dicendo ovunque, ho detto anche ieri sera Sky, se qualcuno mi presenta i dati di Lorenzo Insigne, cioè che facendo l'11, è chiaro, a Insigne stanno sempre a chiedergli il gol che non ha fatto, il 10 che non è diventato, ma qualcuno vada a fare un giro nel calcio europeo e trovi un 11 che negli ultimi 6 anni ha sempre fatto 6, 14 e 25 gol, intorno a 10 assist e almeno altre 10 giocate chiave ogni stagione, cioè partecipa attivamente a più di 30-40 gol ogni stagione, in più fa il lavoro che fa lui. Goulam, Spinazzola, uno dovrebbe domandarsi come mai terzini sinistri che giocano dietro Insigne fanno sempre delle grandi partite, perché Insigne è uno che ormai ha imparato a lavorare lì, ai tempi di gioco, alla tecnica, ha sempre le idee giuste, poi a volte sbaglia la giocata, ma fa sempre la cosa giusta. È un calciatore preziosissimo, tutti gli allenatori non lo mettono mai in discussione. Se qualcuno mi trova i numeri di Insigne nel calcio, perché poi incontro la Spagna, ma la Spagna c'ha degli esterni incredibili, poi li metti tutti insieme e hanno fatto un terzo dei gol di Chiesa e Insigne, cioè i nostri erano meglio. Vai in Inghilterra, ma l'Inghilterra c'ha Sterling, c'ha Grealish, c'ha Pinto e c'ha Pallino, poi li guardi e quello che ha fatto meglio ha fatto la metà di quello che ha fatto Insigne quest'anno. No, Insigne è un giocatore clamoroso di quel ruolo, non lo voglio più confondere. E quindi il Napoli è un giocatore così clamoroso, così importante, che ogni tanto mette in discussione, perché, certo, capito,
se sei l'enfant du pays e vivi anche tutti gli umori della città, è più forte, è così, cioè ti vengono addosso, chiedono a te, sei lo sguardo che cercano, sei la bandiera che vogliono, e quindi a volte con questo crea anche un po' di polemica, un po' di discussione intorno a Insigne. È così. Ma è Napoli. Io parlerei ore con Marco Bucciantini, sì, perché veramente con lui io ho un dialogo molto serrato sul pallone che mi piace tanto. Però siamo arrivati, come tutte le cose della vita, a una fine, quindi e dobbiamo salutarci, caro Marco. Un abbraccio a tutti. Anche a ciao. Te, buon bagno, a presto risentirci. A Marco Bucciantini, ci ricordava Pasquale da Cava dei Tirreni che dello staff tecnico di Mancini nella nazionale c'è anche Fausto Salsano, che dice essere di Cava dei Tirreni. Io non me lo ricordo, però sicuramente mi fido di quello che dice il nostro amico. È stata una puntata bellissima, devo dire, con ospiti straordinari. Abbiamo parlato di tante cose in un periodo in cui c'è veramente poco di cui dire intorno ad un pallone che si muove ancora con l'incertezza del futuro. Ora però mica ve ne state andando, Tony, tu stai là e devi star là, però anche gli altri dovranno rimanere dove stanno, perché devono accendere pure la TV se finora hanno solo ascoltato la radio, perché in TV vedrete prodigio della tecnica Gianluca Gifuni in ritiro con il Napoli. Vedrete tutte le immagini del ritiro con Gianluca Gifuni, con gli ospiti e con tutto ciò che gravita intorno al mondo Napoli in quel di Di Maro. Noi ovviamente ci risentiremo lunedì, sempre a partire dalle 12. Vi auguro buon fine settimana. Adesso Marte Sport Live con Gianluca Gifuni, direttamente da Di Maro. Ciao! Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete.